Ferdinando ha 9 anni, fa la quinta elementare. Le scuole sono sotto il piazzale della chiesa. Sono 3 classi, frequentate da 100 bambini. E di 25 ettolitri. Il contadino ne perde. Oh, Ferdinando! Entra, Ferdinando, buongiorno! Il vostro compagno, Ferdinando, è venuto a salutarci, perché domani partirà. Difatti è venuto suo zio Joe, dall'Australia, per accompagnarlo laggiù a Sydney, dove lavora suo padre. Domani partirà. Bravo, Ferdinando, a noi dispiace molto che tu parti, ma noi ti pensiamo sempre, è vero, anche tu ci penserai. Ecco, bambini, percorriamo il viaggio che Ferdinando intraprenderà domani. Domani partirà da Messina, dopo attraverserà lo stretto di Suez e dopo molti, molti giorni di navigazione toccherà il primo porto dell'Australia, Fremantle. Dopo ancora giorni di navigazione arriverà a Sydney, nella città dove lavora suo padre. Chi di voi ha dei parenti in Australia? Io! Oh, bene. Quanti parenti. Cacetta, tuo padre, che cosa fa in Australia? Lavoro. Dove? Nel fruit shop? Sì. Bravo. E tu, Maria, chi hai in Australia? La zia. La zia. E tu, Francesca, in Australia? Lo zio. Che cosa fa tuo zio in Australia? Il bravo, il meccanico. Come vedete, cari ragazzi, l'Australia per Stromboli è una seconda patria. Maria, leggi, i nemici degli australiani. Quando i primi coloni inglesi andarono in Australia, tra gli altri animali domestici, portarono anche il timidissimo coniglio. Quei coloni che avevano non pochi pensieri per il capo, non si curarono molto dei conigli e commisero l'imprudenza di lasciarli un po' liberi per la campagna. I conigli. Non la partenza, il viaggio che dura un mese, una vita diversa che l'aspetta in un continente lontano, ma i conigli saranno come quelli che lascia nelle macchie tra i cardi di Stromboli.